Ciao a tutti! Oggi prepareremo gli spiedini di pollo. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono petto di pollo tagliato a pezzetti, parmigiano, pecorino, pan grattato, uovo, sale, pepe e zucchine tagliate a pezzetti. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il pecorino, il parmigiano, e li facciamo tritare per 15 secondi a velocità 10. Mettere da parte. Senza lavare il boccale, mettere il pollo e lo facciamo tritare per 20 secondi a velocità 5. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il parmigiano e il pecorino messo da parte. Le zucchine. Il pan grattato, l'uovo, il pepe ed il sale ed azionare il bimby per 30 secondi a velocità 5. Riunire sul fondo del boccale con la spatola e ripetere l'operazione per 30 secondi a velocità 6. Mettere da parte in una ciotola e formare gli spiedini. Prendere una parte del composto, e formare una polpetta allungata. Mettere uno spiedino. Passarlo nel pan grattato. E posizionarle su una teglia rivestite con carta da forno e proseguire così per il resto del composto. Irrorare con un filo d'olio e cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 25-30 minuti circa. Gli spiedini sono cotti, impiattare e servire. Spiedini di pollo. Grazie e alla prossima ricetta!